Ciao Food Springers, sono qui oggi con la mia bellissima suocera Ivanna. Ciao Ivanna, come stai? Sto bene, perché quando sono con te, con Alessandro, mi sembra di essere milionaria. Milionaria, perfetto. Allora, Ivanna, quanti anni hai? Oh, sono nata nel 24, il 7 giugno, credo di averli 94. 94, carbone lo confermi, 94 o 95? 95, siamo a 95. Allora, si dice che comunque la saggezza delle nonne, ok? Perché tu hai tanta saggezza, hai vissuto tanto tempo. Allora, io ho una domanda da fare da te. Ti piacciono i dolci? Beh, così, 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 così. Non sono golosa di dolci. Ma se tu mangi troppi dolci, che cosa succederebbe? La glicemia. Poi? E poi mi invento così come bombolo. Come bombolo? Come dondolo o bombolo? Bombolo grosso così. Allora, tu sei arrivata a 95 anni come? Facendo movimento? Come sei arrivata a 95 anni così bene? Ma non ho fumato, perché il fumo fa male. Ok. Poi la notte dormo tranquilla, non ho preoccupazioni. Come mangi? Mangio poco e roba sana. Roba sana. Che cos'è roba sana, Ivanna? Sai cosa mi piace? Una cosa che mangiavo quando ero ragazzina in collegio. La fetta di pane casereccio con l'olio. Pane, casereccio, l'olio, pochi zuccheri. Ti piace mangiare ogni tanto le proteine? Ogni tanto una bistecchina, pollo? No, pollo non tanto, la bistecca, la fiorentina. Perché tu sei fiorentina. La fiorentina. Come te. Allora, Ivanna, io volevo chiederti una cosa. Che ne dici se io ti faccio vedere un dolce, però con pochi zuccheri? Ti piacerebbe? Una cosa sfiziosa con poche calorie, ti piacerebbe? Sì, sì, mi piace, non dico mai di no. Non dici di no, ok. Abbiamo 3-4 dolci per la nostra amica Ivana. Ok, abbiamo la protein cream al cocco, ok, pieno di proteine, però con pochi zuccheri, ok, guarda qua. 85% di meno zuccheri. Pochi zuccheri. Poi abbiamo la protein cream, tipo la crema, quello spalmabile cioccolato. Buona. Ti piace quella? Sì, sì. Okay. Ma con 42% meno carboidrati, ok? E poi abbiamo questi si chiamano smoothie balls, che io li adoro, che è una sorta di concentrato di frutta e verdura. Non mangi perché io l'ho messo qua, l'ho fatto un frullato, ok? Questa è la soluzione più, perché questa è proprio datteri, anacardi, spinaci, ok? Questa è per arricchire. Ma la verdura la mangio sempre. La verdura la mangi sempre? Sempre la verdura, sempre, insalata, spinaci, carciofi, zucchine. E poi abbiamo questa barretta. La verdura che è quella della cioccolata. Ma magro. Perché non c'è pochi zuccheri e tante proteine. Questa è la protein cream a cocco. Saggia, dimmi quale che ti senti. Com'è? Buono. Che sa? Di che sa? Di vaniglia. Adesso abbiamo la crema, ok? Il nostro nut cream, protein cream. Come? Il cioccolato. Sì, come quello famoso, ok? Prova questa e poi ci dici come ti trovi. Preferivo quello. Ti piace più la bianca? Ok, perfetto. Ti do una piccola pezza di nostro baretta, è soltanto un pezzettino. Che ora, però, okay. Si è capito. Ok, questa è per le persone che hanno... Ci sono protesi! Con le protesi non prendiamo la protein bar, ok? Già, ok, bene, succede ragazzi, ok. Allora, e questi sono, ok, questi sono the smoothie balls. E questo è quello che è un mix tra verdura e frutta, è un frullato. Buono. Adesso, se dobbiamo fare il voto tra quello al cioccolato, quello a cocco,
o quello che è frutta e verdure, che io ho fatto un frullato dove l'ho messo nella nostra smoothie bowl dentro, quale vince il premio? Quello che è meno dolce, questo? Quello prima che hai provato, hai detto che ti piaceva. Allora, prima, il meno dolce. Poi è interessante che lei ha detto meno dolce, se notate bene, il cocco, diciamo, cocco cream ha 85% di meno di zuccheri, mentre il nostro normale protein cream ha 42% di meno. Allora, grazie a Ivanna, ha vinto per questo taste test, per questo prova al gusto, il nostro protein cream al cocco, 21 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. E che ne dici se io ti dico c'è questa molto meno zucchero del zucchero semplice? Ti piace come idea? Sì, il primo che ho sentito. E ti è piaciuto? Vuoi un altro? Vuoi un altro po'? Un altro pochettino. Sì, un altro pochettino. Proprio rifacci la bocca. Grazie qua. Ok? E ricordate ragazzi, lezioni di Ivanna per arrivare ai 95 anni, mangiare poco, sano, movimento, non fumare, altre cose che dobbiamo fare per arrivare bene, a dormire bene, altri consigli per arrivare ai 95 anni così? Che posso fare? Camminare di più, ma camminare lo camminavo prima, Anche quando ero a Firenze facevo tante passeggiate, andavo fino a piazzare Michelangelo a piedi. Hai capito ragazzi? Allora, camminate, 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 mangiate poco, dormire bene, non fumare e poi se vi va, alla fine della giornata, avere un dolce in fondo, una piccola chicca, potete prendere un protein cream di Food Spring. Baci per oggi, saluti da me e da Ivana. Saluti. Ciao, ciao, ciao. Buono. Il primo che ha assaggiato questo. Buono, buono. Wait.